tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans. Allora, l'ultimo episodio nel villaggio non è cambiato tanto e si è raccolto un po' di risorse e non ricordavo sembrerebbe che hanno abbassato il costo delle mura. Perché se non ricordo male questo costava 100.000 prima. Beh, meglio per noi. Ok, qualcosa sì. Ok, questo è 150.000. Se non ricordo male costano 2.50. Ok, a quanto pare sì. Ci dà una pozione della forza che non è che ci conviene, cioè ci serve a chissà quanto, quindi direi di vendere le pozioni che non ci servono, così in questo modo si riesce a guadagnare qualche gemma, così da arrivare subito a 1000 e fare le mura, che cioè il quarto costruttore. Direi di cominciare subitissimamente dal secondo villaggio. Ok, quindi per il momento direi di utilizzare l'oro per costruire le varie cose. Ok, ci dà 2 gemme. Ok, questo in questo caso ci ridà quella spesa, questa costa 10.000. Ok, ufficialmente abbiamo superato le 500 gemme. Non credo ci... Ok, costano più o meno 2.000, tranne questo dovrebbe costare 1.000 esattamente. E in questo modo forse abbiamo superato di 1/2 gemme le 500, anzi addirittura 5, meglio così. Allora direi sicuramente di cominciare a potenziare le mura, le mine. Una ce l'ho di qua, l'altra me la sono persa. Ah, è questa più verso il centro. Però per il momento, per quanto riguarda le mine, lasciamo, nel senso del secondo villaggio, lasciamolo farmare. Ora, se eccolo qui, abbiamo qui il nostro amato laboratorio, direi di andare avanti con il farming delle miglioramenti delle varie pozioni, dato che visto che le utilizzo molto molto spesso le pozioni, è comodo saperle, è comodo utilizzarle. Direi di fare 2 attacchi, anche perché non è che ho chissà quale tipo di quale tipo ideale di truppe ho. Ok, direi di metterne una di qua e una di qua e di attaccare da verso il basso. E ah, ok, quindi a quanto pare i nostri amici hanno fatto il loro lavoro, pure direi molto molto bene. Così in questo modo riesco a accumulare abbastanza truppe per poterle utilizzare. Allora direi di modificare le truppe. E allora, quindi ho utilizzato il per attaccare le difese
i domatori e mongolfiere, quindi direi di aggiungere tranquillamente un paio di draghi. Anzi no, mo quasi quasi aggiungo le nostre amiche valchirie e uno stregone giusto per completare il limite dell'esercito. E costa pure meno di Desir rispetto a quello che avevo preventivato. Sicuramente attaccherò da questa zona qui. Così in questo modo riesco a puntare sulle difese. E stessa cosa per quanto riguarda questa zona qui. E in questo praticamente ok, sono riuscito a buttarlo giù molto molto velocemente. E mi sono scordato di attivare la pozioncina verde. Quindi direi di utilizzare nuovamente lo stesso set di esercito. E diciamo, vediamo cosa posso comunque. Cosa ce n'è rimasto uno di livello 7. Ok, a quanto pare abbiamo una bomba da portare a livello 4. Direi di farlo subito. Ok, le cose dal punto di vista dell'oro sono parecchie, sono veramente molte da fare, mentre dal punto di vista di costruzione quelle di Elisir sono molto molto di meno. Ok, qui abbiamo le varie offerte, non ci interessano. Ah, ok, sono varie cose che sottengono i punti di leghe. Guardi, non ci interessano. Ok, abbiamo giusto le capanne del costruttore come edifici nuovi da costruire. Ora, per vediamo se in qualche modo riesco a fare un attacco pure da questa parte. Direi tranquillamente di mettere diciamo, gli arcieri di qua. In questo modo hanno puntato al nostro amico di già. In verità speravo che quei due giganti durassero pelo di più. Diciamo, potevo attaccare in maniera migliore, però abbiamo vinto allo stesso modo, il che va più che bene. Ok, questo a quanto pare non ha alcun tipo di attacchi particolari, nel senso quello, lo spaccatutto. Il che va, almeno per quanto riguarda me personalmente, va più che bene. Ok, uno dei due giganti è andato praticamente giù, anzi tutti e due, però poco importa che ho fatto un bel danno e quindi in questo modo riesco a, spero, a vincere l'incontro. Quindi vediamo se in qualche modo riesco a buttare qualche altra cosa giù. Quindi spero anche in questo caso di riuscire a vincere qualcosa. E ok, con Nord sono 220, Nord arrivato a 260. Potrei riuscire a arrivare all'elisir del costruttore. Ok, questo è ottenere 1000% di
e scontri a due. Questi sono due miglioramenti agli edifici nel villaggio base. Quindi appena ottengo un altro po' di oro dall'altra parte, direi di poter attaccare, costruire qualche altra cosa. Allora, vediamo qual è la cosa che costa di meno. Costa, torre d'arciere costa 720.000. E i muri a quanto pare non valgono come per il miglioramento. Direi di velocizzare, giusto per andare quanto più veloce possibile. Ok, posso portare il doppio cannone a livello 2. Ok, questo abbiamo perso perché abbiamo fatto. Lui ha fatto il 100%. Ecco, in questo caso è utile utilizzare questo tipo di approccio. A quanto pare stiamo riuscendo ad attaccare un po'. Ok, altra difesa buttata giù. Ok, dubito di arrivare al 50%, però un bel 40% siamo riusciti a farlo. Ok, tanto vedremo nel prossimo futuro in che modo riusciremo ad andare avanti. Vediamo qualcosa da sì, ho 100.000 risorse nella tesoreria, il che mi permette. No, 720, quindi non 120. Ok, ah, 500.000 o quelle costano di meno. Ad arrivarci però, ok, però mancano più o meno 5 power, mi dà meno di 4 minuti e quindi sto a posto. Ok, abbiamo ottenuto una vittoria. Cosa voglio vedere è di qua, no, non è il doppio cannone, bensì laboratorio di ricerca, e posso portare su di livello i barbari. Ci mette 3 ore, però è un bel power up. Qui invece quanto rimane? Meno di 1 minuto e mezzo. Se solo mi fossi ricordato di usare la pozioncina prima, avremmo voluto fare già un attacco. Ah, posso perfezionare già questo e per farlo portare il doppio cannone livello 4 nella base di là. Questo è livello 10, quindi posso farlo. E costa 1,5 milioni portarlo e fare il potenziamento. Ok, quanto pare sono riuscito a fare quello che volevo fare. Allora, vediamo se questo non penso ne valga tanto la pena, anche se riuscirei a batterlo, anche se riuscisse a batterlo non guadagnerei chissà quanto. Pure in questo caso sì, guadagnerei parecchio di più, però al caso contrario non penso riuscirei a Oddio, io proverei con questo per il semplice motivo di cercare di buttare giù quanta più roba possibile. Allora, uno lo porto di qua. Ok, l'altro lo butto di qua. In questo modo riesco a essere quantomeno, almeno spero, veloce.
Ok, intanto i nostri amici domatori hanno buttato giù l'ultimo edificio degli attacchieri. Ok, per fortuna tutte le truppe stanno concentrando verso il centro, dove è la maggior parte della roba. Ok, abbiamo siamo arrivati al 92%. Ok, non so il perché tutti vanno da una parte mentre si vogliono benissimo dividere. Dare una parte da una parte dall'altra cavale del costruttore. Ok, immagino che i domatori siano i primi ad arrivare. Immagino proprio di sì. Ok, un qualcosa siamo riusciti a recuperare. E direi tranquillamente di addestrare un altro esercito. Esattamente come quello che avevamo fatto prima. Ok, ora dovremmo stare 2,40. Non so, ok, non ho nulla da dover donare. Quindi non ho, nel senso, non ho richieste, quindi non ho necessità di donare. Allora, vediamo se posso fare qualche altra cosa per quanto riguarda le missioni. Ok, allora, questo è per quanto riguarda l'oro, quello per quanto riguarda le. Ok. No, devo vincere 5 battaglie consecutive, 3 battaglie consecutive. Ok, direi. Di provare a fare un altro attacco. Stessa tipologia di ragionamento di prima. Anche perché in questo modo le sue difese si stanno concentrando su due giganti, che ora è rimasto uno solo, e in questo modo i vari arcieri possono attaccare in generale varie truppe. Ok, dubito che riuscire a buttare giù anche la capanna del costruttore, però un buon 50% siamo riusciti a ottenerlo. Ok, vittoria. Ora non so quante sto consecutive, sempre penso una, sì, esatto. Vediamo se riesco a farne almeno altre due consecutive. Ok. Spero vivamente. Ok, era quello che volevo, che quei barbari andassero verso quell'edificio lì. Ok, anche la base costruttore sarà distrutta. Ok, spero vivamente con questo attacco riesco a ottenere la seconda vittoria consecutiva. Ok, vediamo un po'. No, ancora non ha. Ok, seconda vittoria consecutiva. E quindi, se riesco a vincere questa, starò alla terza vittoria consecutiva. Ok, questa è molto molto più difficile come vittoria. Ok, mi immaginavo che lì ci sarebbe stato il nostro amico che attaccava, cioè la nostra torretta.
Ok, dubito che questa sia una vittoria, perché lo giocherà veramente veramente male, a meno che non abbia perso a caso. Ok. Allora, mi manca pure lo spaccatutto. Allora, direi di costruire, di livellare per il momento i petardi. Allora, vicino di casa ho deciso di trapanare proprio in questo momento, quindi direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.